Un secondo, intanto aspettiamo Chiara. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene, dai. Tutto bene. Un po' rinchiuso. Un po' rinchiuso, insomma. Come va la quarantena? Beh, potrebbe andare meglio. Beh, potrebbe andare meglio, sicuramente. Almeno evadere un po', insomma. Quello sì. Casa, lavoro, lavoro. Casa, casa. Lavoro, lavoro, casa. Beh, c'è chi la sfortuna, meno te la fortuna al lavoro, si può definire. Sì. Usci di casa. Ok, allora, abbiamo una lista di domande, però se comunque qualcuno volesse farne altre, qua sotto in diretta le visualizziamo e te le facciamo. Perfetto. Perfetto. Vai. Sì. Allora, partiamo. La prima domanda ci sarà fatta è la come ti sei appassionata al mondo del rally? Allora, vabbè, classica. Allora, al mondo del rally, diciamo che mia madre è in passato a Abruzzo e comunque anche tramite la famiglia siamo sempre stati in mezzo ai motori. Quindi poi con il rally del ciocco che ci passa sulle strade di casa, penso che era inevitabile appassionarsi a questo sport. Sì. Passione quella che noi Garfagnini ci ha preso tutti grazie al ciocco. Penso di sì. Visto si parla di parlato di rally, per esempio del ciocco, qual è stato il tuo rally con la prima macchina e su che terreno hai corso? Allora, la prima gara perché non sono praticamente neanche partita. Quindi non la considero proprio prima gara. E comunque facciamo la seconda, è stata il rally di Pomarance, quindi asfalto. Una Peugeot 106 N1. Chi era il pilota? Dario Bertolacci. Ok. Allora, il rally più bello al quale hai partecipato? Vabbè, in questo weekend penso che ricordo sicuramente Rally dell'Elba. È una bellissima gara, per il contesto, delle strade al mare sono bellissime. Però comunque ci sono tante altre gare a cui ho partecipato e sono rimaste nel cuore. Penso come la Targa Florio, Sanremo, il Friuli, sono tutte bellissime gare. E invece il rally a cui vorresti partecipare? Allora, il rally a cui vorrei partecipare è stato parecchie volte in un campionato a cui partecipavo, però problemi lavorativi non sono riuscita ad andare. I rally del Salento. Che è il motivo? È il motivo perché mi piace, perché non sono andata. No, perché ti piace vederlo, sentirlo raccontare, è una bella gara, sono curiosa di partecipare. Prima o poi speriamo. La tua peggior gara mai fatta? Non ho un bel ricordo di una gara, però non voglio entrare in particolare rispetto del pilota con cui ho corso. Però in sostanza gare peggiori non ci sono. Ogni gara comunque ti porti a casa un qualcosa che ti rimane, sia negativo che positivo. Ci scrivono che hai un problema con l'audio. Ho letto, ma non so come risolverlo. Speriamo si risolva da solo in qualche modo. Aspetta. Proviamo. Non cambia niente. Sentite. Vediamo che rispondono, che scrivono. Qual è stata la tua gara più difficile?
Forse a livello di tutto, cioè a livello generale il Monte Carlo. Per dire condizioni meteo, condizioni meteo, condizioni meteo, comunque gara all'estero, gara mondiale, un po' insieme di cose che hanno fatto sì che fosse, hanno fatto sì che fosse una difficoltà diversa. Prima mondiale si può definire. Come? Prima gara. Come? Prima gara al mondiale. Sì, e prima gara all'estero. Sì, e prima gara all'estero. Ok, quindi dato che siamo entrati nel discorso Monte Carlo, ci puoi raccontare la tua esperienza? Beh, partecipare al Monte Carlo penso sia un po' il sogno di tutti, perché è una gara mondiale, sia comunque perché è un qualcosa di diverso rispetto alle altre gare, almeno per me. Quindi partecipare è stato veramente una cosa inspiegabile. Il calore delle persone, proprio l'emozione, correndo le prove è indescrivibile. Quindi se uno ha la possibilità, subito. E allora ci dicono un saluto a Chiara. Volevamo sapere com'è nata l'idea di realizzare i quaderni di PS Note da parte di Seven Speed Racing. Allora io con PS Note ho stretto una collaborazione che li saluto e li ringrazio. hanno la possibilità di realizzare copertine personalizzate sia con dei loghi particolari. Bisogna poi parlare con loro e vedere quello che possiamo fare. Io ho ideato la mia insieme a loro, abbiamo messo il logo che ho tatuato per le prossime gare, perché adesso ho una scorta infinita di quaderni che purtroppo non sto usando. Quindi chi è interessato può contattare direttamente loro. Speriamo che le possa utilizzare, dai. Il prima possibile. Speriamo. Come ti sei sentita il giorno del tuo primo rally? Allora, sinceramente non molto diverso da come mi sento sempre. Perché l'ansia e la tensione ci sono, perlomeno per me, ancora tuttora in ogni gara. Quindi l'ansia di fare qualcosa, anche la paura, perché tante cose dipendono da te. Quindi c'è una bella responsabilità. Ci vuoi anche raccontare com'è il rapporto con Rachele? Il rapporto con Rachele, oltre ad essere pilota e navigatore, siamo anche molto amiche, anche al di là delle gare ci sentiamo spesso, quindi direi che è un rapporto completo. Abbiamo instaurato un buon feeling, soprattutto anche in macchina, e siamo cresciute molto nell'arco di quest'anno. Nello sticker delle domande c'aveva appunto scritto Rachele, mi vuoi bene? Come non volerglielo. Ok, com'è gareggiare con lei? Gareggiare con Rachele ti è spettacolare, conoscerla e frequentarla, nel senso anche solo lottare per una minima cosa, una cosa grande, per questo io le ho detto tante volte, l'ho sempre ringraziata per il modo in cui mette questa volontà e questo spirito, poi gareggiare con lei, oltre a vedere tutti, oltre alle gare, c'è anche nel puro divertimento. Diciamo, fa proprio per lanciare un buon messaggio, è veramente grande quello che fa. Ok, e dato che appunto con Rachele, oltre ad aver corso il Monte Carlo, hai corso anche il CIR dello scorso anno, raccontaci un pochino l'esperienza appunto all'interno del CIR. Sicuramente quando mi è stato proposto è stata una delle tante emozioni di quell'anno. Giri d'Italia. Giri d'Italia, siamo appunto così.
quindi già l'opportunità di far quello, di incorrere gare è importante, di conoscere sempre di più persone, ti fai comunque sempre più bagagli di esperienza. Poi che dire, arrivare comunque a vincere un titolo è sempre una cosa. Bellissima. Tuttora non trovo ancora le parole per descrivere quel momento. Un grandissimo salto di qualità, diciamo, da rally un pochino qua di zona, arrivare al CIR. Beh sì. Ok. Diciamo. Come ti trovi con il pilota veloce come Granai? Avete mai pensato... Scusa. Avete mai pensato di fare un salto nel CIR? Allora, con Grani trovo bene, perché sono tre anni, comunque sono tre anni che corriamo insieme, dal 2017 mi pare, quindi se non ci trovasse bene non avremmo continuato. I salti uno ci pensa e avesse le possibilità e le farebbe anche se occhio. Purtroppo nel tir ci sono più gare e nel senso ha bisogno di stare via più weekend, quel tempo è quello. E poi sono i più chilometri, hanno un altro posto, le macchine, quindi se ci volete dare un budget ascoltandovi, lascio poi il CIR magari. Dai, speriamo qualche sponsor all'interno della diretta. Poi vi lascio l'IVA. E com'è il tuo rapporto con Lorenzo? Grani? Sì. Uguale, perché c'è anche un altro discorso. Passiamo tanto tempo anche in camera insieme, perciò non ci scogliamo mai di dosso. Passiamo via per le gare. Con Lorenzo ovviamente non troviamo insieme, però comunque abbiamo stato un grande rapporto l'ultimo anno che abbiamo corso, dallo scorso anno, e ci sentiamo spesso e Speriamo di correre anche presto. La miglior gara fatta con lui? Vabbè, a parte tutte. Però penso che la migliore sia il rally della marca del 2019. Perché abbiamo iniziato proprio, penso, ultime forze in classe, ho avuto un problema, risolto poi nella prima classe in due gare, in botto, in quattro prove mi pare, e poi abbiamo fatto due record su una prova. Quindi penso che sia stato il massimo quella gara lì. Bello. Allora, ci scrive il tuo manager, ti ricorda che quando sarà tutto finito ti ho un sushi pagato. Ciao a tutti. Sì, guarda, in teoria non vedo l'ora di andare a mangiare il sushi, anzi mi sto scaricando di scaricare app e cercare se qualcuno me lo sta portando a casa, ma in realtà sto troppo lontano, quindi nessuno mi porterà sushi a casa. Comunque lo saluto e lo so che ha un sushi pagato perché ho perso la promessa. Ok. Allora, il Casentino per te significa R5 e Luca Potente. Com'è il feeling fra due e due? Come vi siete conosciuti? Con Luca è iniziata la mia lotta di culo, quindi abbiamo subito accettato, perché comunque era la prima gara, è partita la scappare, e abbiamo iniziato così, non ci siamo trovati per niente male, tant'è che abbiamo replicato, l'hanno dopo, direi che non è niente da dire, è un bravissimo ragazzo che consigli e cerca sempre di migliorarsi. Quindi una botta di culo è andata bene. Botta di culo.
una gioia ogni tanto. Una gioia. Una gioia. Ti sai proprio quelle giornate grigie. Ti sai proprio quelle giornate grigie. Piove anche d'estate. Sei al lavoro, ti arriva la chiamata. Proprio. La ciliegina sulla torta. Allora, quale differenza trovi quando corri con il tuo ragazzo Dario rispetto ad altri piloti? Vai, qui mi scappano troppo le parolacce. La prima volta che culo adesso, cioè, Nicola, cioè, molto sinceramente mi sento tanto libera, di mandarlo a fare. No, vabbè, un'altra cosa. No, vabbè, un'altra cosa. C'è un altro feeling, un altro rapporto. Quindi diciamo che magari con gli altri muoto un po' la lingua, con lui no. Cioè, se gli dico sei un cretino, quella curva lì devi parlare in un altro modo, glielo dico. Gli altri magari lo penso. Gli altri magari lo penso e basta. Anzi, magari do il consiglio, ma lo metto sotto forma. Gentile. Anche alcuni piloti ce l'avrebbero mandato ogni tanto. No, dai. Ma sinceramente per ora no, dai. Poi, la tua auto Ranelli preferita è quella che con cui hai gareggiato? Allora, ce ne sono una preferita, sinceramente, anche perché ognuna mi ha dato diverse emozioni. Io avevo una curiosità grande di provare la Clio Gruppo A. E l'ho provata. Via ottobre e mi è piaciuta da morire, penso, sì. la miglior gara che abbia fatto. L'R5 qualsiasi macchina sarebbe bellissima da provare, e comunque la 208 penso che sia quella che ad ora mi ha dato più emozioni. Non vorrei dimenticarmi della 106 del Grani, che è la macchina con cui ho fatto il miglior tempo assoluto a fine gara. Quindi quella gara lì non la scorderò mai. Motivo per cui ti garba il 208? 208? Sì, motivo. Per le emozioni che mi ha dato, è una macchina veramente, secondo me, ti dà tanta fiducia. Poi ovviamente devi correrci tanto per arrivare a andarci forte e concluderci qualcosa. Però ti dà tanta fiducia. Io la prima gara che ho fatto con la 208 è stato l'Elba 2017. E mi ricordo che allo shutdown pioveva. Poca roba, sinceramente, non è la stessa cosa. Però comunque, di traverso, non ti dà tanta fiducia. Bene. Allora, ci chiedo... No, leggo il commento. anche perché merito del pilota. Allora, come mai hai scelto di diventare copilota e non pilota? Come si fa a diventarlo? Per esempio, il costo del corso, a che età si può prendere la licenza, queste cose qua. Allora, in realtà il copilota è iniziato per affiancare il mio papà. Poi lui nel frattempo ha smesso di correre. Però io ho cominciato. Copilota e non pilota, sinceramente ci sono parecchie più spese da sostenere. Quindi per quello diciamo. Poi lo sfizio me lo sono tolta lo stesso l'anno scorso. Quindi è stato bello lo stesso. Non credo di poter. La voglia ci sarebbe, ma non so se quest'anno riuscirò a replicare. Per prendere come? Ora credo comunque ci sia un corso da fare tramite l'ACI, una volta presa la patente, quindi ti danno l'attestato per prendere la licenza. E quale rally ti sei tolta? Lo sfizio di correre come pilota? Il Casciana Terme. Che macchina avevi? Il 106N1 di Dario. Chi è il tuo idolo nel mondo dei rally? Navigatore? Sia di una volta che navigatore? No, anche pilota navigatore.
Pilota, diciamo, pilota, che, diciamo che essendo di Castelnuovo e comunque per quello che ha fatto, sì, Andreotti. I navigatori sono due persone che comunque conosco e comunque ho avuto anche l'onore di farmi dare dei consigli, che è Sauro Farnocchia e David Castiglioni. Allora, quali sono i tuoi progetti futuri? Beh, quest'anno uno dei progetti era quello di partecipare all'Europeo, però non so fino a che punto speriamo di partire per Roma, almeno luglio, però non te lo so dire. Speriamo, dai. E invece il tuo sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto? Ovviamente è un'assoluta. E poi comunque mi piacerebbe partecipare con Rally con una Super 1600. Una Clio. È la macchina che spererò prima di correre. Non sei la prima che lo dice. Dicono molti. Poi ci può dare anche dei consigli, insomma, proprio del navigatore, così può per intraprendere questo sport che rally, sia come pilota anche. Come pilota è meglio di no, perché la prima gara l'ho tirata subito, consigli ne posso dar pochi, per il navigatore l'unica cosa è avere costanza, avere tanta passione e comunque Farsi conoscere, perché all'inizio l'importante è quello. In modo che si passi il passaparola. Comunque devi essere bravo, nel senso che non è che ti consigliano tanto. Ok. E i nostri amici della page di Memerelli ci chiedono se puoi fargli un saluto. Ciao a tutti gli amici di Memerelli. Ok, ultima domanda, poi a meno che non ce ne siano altre, sei libera. Allora, quest'anno hai vinto il trofeo Loris Roggia, che in Italia è il massimo riconoscimento per un navigatore. Cosa si prova a vincere questo trofeo? Beh, sinceramente è stata una grande emozione. Comunque c'erano tanti altri navigatori con un'altra storia dietro, molto più grande della mia, quindi era un'emozione per me essere inserita tra tutti questi campioni. E poi la sorpresa è arrivata con la vittoria, quindi ho già ringraziato e ringrazio ancora le persone che mi hanno aiutato, è stato un enorme piacere per me. Io penso che non ci siano altre domande. No, ci segnala solamente qualche problema all'audio, ma... Me lo sento anch'io che mi torna indietro, però non so cosa farci. Ok. Ci sono altre domande? No, non vedo altre domande, quindi... Teoria, ti possiamo lasciare libera. Va bene. Grazie mille per aver accettato. Grazie a voi. Speriamo di vederci in gara. Ok, ciao. Ciao a tutti, vi aspettiamo domani per un'altra diretta insieme a Paolo Diana, che guida che il 131 Abarth. Quindi domani alle 15.45 vi aspettiamo qua in diretta, speriamo di esservi piaciuti, di avervi tenuto compagnia e niente, ci vediamo domani. Ciao! Ciao!